interesse per i meteoriti risale molto indietro nel tempo, agli anni 60, quando io facevo parte, ero parte dell'ex istituto di mineralogia, che più tardi confluì assieme alla geologia e alla paleontologia in un dipartimento della scienza della Terra per una specie di spending review, che poi confluì in epoca molto recente con l'attuale dipartimento di scienze chimiche e di scienze della Terra. Io nel 1964 fui inviato in Germania per imparare tecniche di analisi per vie strumentali. Arrivai in questa istituzione, in Baviera, e il direttore dice: ah, tu vieni da Modena, Modena, meteoriti ad Albareto. Io non conoscevo affatto, sapevo che Albareto era un sobborgo di Modena, ma non conoscevo niente delle meteoriti di Albareto. Dice: che importanza ha avuto Albareto per Modena? Enorme. Basta in due parole alla storia della caduta. Nel 1766 ad Albareto cadde questa pietra dal cielo. Fu immediatamente raccolta, consegnata ai saggi della città, fra cui c'era un abate che si chiamava Troili, che era il precettore delle figlie del duca di Modena. Lui pensò alle cause della caduta di questa pietra dal cielo, scrisse un librino, il cui frontespizio è questo, dicendo: questa pietra è sicuramente caduta dal cielo, però probabilmente è una pietra che è stata buttata in alto nel cielo da un fenomeno terrestre, per esempio da un'attività vulcanica, da un'eruzione vulcanica. In ogni caso, anche se questo scienziato, questo Troili, che probabilmente ha abitato in questa struttura di Santa Eufemia, che è un ex convento, anche se non ipotizzò l'origine di Albareto, delle meteoriti, al di fuori della Terra, è considerato uno dei padri fondatori delle scienze sulle meteoriti moderne. Quindi, sulla spinta di questo evento di Albareto, presso gli studi universitari di Modena arrivarono ad altri materiali dalla corte di Vienna, attraverso l'arciduca Massimiliano. Qui ci sono, in questa collezione, ci sono un pezzo di meteoriti che sono state portate a Modena attraverso Massimiliano d'Este. Questa è una collezione relativamente modesta dal punto di vista quantitativo, ma per il fatto di possedere questa pietra e altre di estremo interesse possiamo considerare molto importante dal punto di vista storico. A partire dalla fine del Settecento, attraverso il contributo da Vienna, la collezione si ampliò attraverso donazioni di collezioni private, si ampliò attraverso anche l'opera di raccolta di materiale da parte di membri dell'Università di Modena, e così nel tempo abbiamo raggiunto una certa quantità, un certo numero di meteoriti, alcuni dei quali estremamente interessanti. Noi nel 1994, credo, pubblicammo l'ultimo catalogo di meteoriti della collezione del Museo di Modena. Dopodiché non sono stati pubblicati cataloghi più aggiornati. Cosa dire oltre a questo? Io, come dico, cominciai a interessarmi dei meteoriti a partire dal 1964. A partire dal 1990-95, approfittando dei miei viaggi intorno al mondo, riuscii a raccogliere un numero consistente di meteoriti. Alcuni di questi mi ricordano anche delle storie strane e divertenti. La storia della caduta e raccolta di questa pietra è abbastanza interessante. Io mi trovavo ad Addis Abeba, al servizio geologico, vidi questa pietra su un tavolo, la riconobbi immediatamente per quello che era, cioè una meteorite, e chiesi come mai quella pietra era conservata, era arrivata nel gabinetto di questo geologo. Lui dice: è una cosa tanto strana. In quel tempo l'Etiopia era in guerra con la Somalia
E a un certo punto i due eserciti si stavano fronteggiando, no? Sentirono una botta molto forte, un'esplosione, per cui pensarono che fosse la controparte somala che stava attaccando. Avanzarono con carri armati finché trovarono una pietrona di questo tipo. Disse, cos'è questo? La raccolsero e la portarono nella capitale. Oltre ad una collezione significativa di materiali riferentisi a meteoriti, cioè pietre di origine non terrestre cadute dal cielo, la collezione museale di Modena contiene del materiale prodotto dalla caduta di impatti asteroidali sulla Terra. Come noto, questo è un argomento di grande attualità. La comunità scientifica internazionale si interroga spesso sul rischio di collisioni di corpi asteroidali sulla Terra e sulle conseguenze, no? Noi abbiamo avuto la possibilità, è stata anche la mia attività scientifica in questi ultimi anni, di raccogliere e di studiare del materiale terrestre che si è formato in seguito all'impatto sulla superficie terrestre di corpi di grossi meteoriti e di corpi asteroidali. Che tipo di materiali sono questi materiali che risultano dall'impatto? Noi li chiamiamo con un termine generico impattiti. La maggioranza di questi materiali hanno una natura vetrosa, sono dei vetri. Questi campioncini si chiamano tettiti, sono dei frammenti di materiali completamente fuso, lanciato dalla superficie della Terra verso lo spazio in conseguenza dell'energia dell'impatto, che assumono delle forme particolari quando percorrono cammini nell'atmosfera, normalmente sotto forma di gocce, oppure delle forme tondeggianti o fusiformi. Ecco, questi per noi sono materiali molto importanti perché testimoniano eventi di impatti asteroidali nel passato della Terra. Queste, per esempio, noi le chiamiamo indociniti, in quanto si trovano nella penisola indocinese, nel Vietnam, e probabilmente sono legati alla caduta di un enorme asteroide avvenuta nell'attuale continente australiano. Questi materiali hanno viaggiato per migliaia di chilometri nello spazio, dall'Australia fino alla penisola indocinese, e in questo viaggio hanno assunto queste forme. Per noi è estremamente importante trovare questo materiale per poter ricostruire la storia degli impatti sulla Terra nel passato e possibilmente prevedere cosa potrà accadere in futuro. Attrezzature di interesse museale, nel campo delle analisi chimiche non è rimasto praticamente niente. L'unica attrezzatura rimasta è un apparecchio per preparare acqua distillata e, fra altre cose, è molto bello dal punto di vista estetico, ma non è completo. Lo strumento a sinistra è un distillatore totalmente costruito in rame che comprende al suo interno un focolare, probabilmente funzionava a gas, ma non sono certo, probabilmente poteva anche funzionare ad alcol. Una serie di serpentine, una raccolta del vapore e la sua precipitazione, purtroppo, in una parte che ora non è più disponibile. Mentre l'apparecchiatura a destra è un altro distillatore di età relativamente più recente, sempre di rame, ovviamente. Io ricordo che quando entrai nell'Istituto di Mineralogia negli anni 60, l'attrezzatura non era
assolutamente più operativa. Probabilmente risale all'inizio del secolo scorso, oppure addirittura nel secolo XVIII. E altre cose di interesse museali antiche, come attrezzature per analisi chimiche, non sono più disponibili. Purtroppo le attrezzature più interessanti sono state acquisite negli anni 60 e si trattava di apparecchiature chiamate spettrografi ottici, in cui le concentrazioni degli elementi nei materiali di interesse geologico erano determinate non tanto attraverso le misure del peso dei singoli costituenti, ma attraverso l'analisi degli spettri. Io fui inviato in Germania negli anni 60 esattamente per perfezionarmi in queste tecnologie, analisi chimiche di materiali naturali attraverso l'analisi degli spettri delle stesse sostanze, no? Io ricordo una storia gloriosa in questo campo per quanto riguarda l'istituzione di Modena. Noi siamo stati i primi in Italia ad acquisire uno spettrografo ottico, che purtroppo non è più disponibile, una volta diventato obsoleto è stato rottamato. In Italia c'erano 3 laboratori in cui potevano essere fatte questo tipo di analisi. Era Modena, Firenze e Roma. Poi, in seguito, alla fine degli anni 60, furono introdotte tecniche più moderne, sempre di tipo spettroscopico, e ho il piacere di mostrarvi 2 apparecchiature, ovviamente ora obsolete, che ancora possono essere viste negli ex locali del Dipartimento di Scienza della Terra di Santa Eufemia. La strumentazione di sinistra è uno spettrofotometro di assorbimento atomico comprato nel 1969 ed operativo fino verso la fine degli anni Ottanta. Quello di destra è un apparecchio che merita alcuni commenti addizionali. Si tratta di uno spettrofotometro di assorbimento atomico con atomizzazione in forno di grafite che permetteva la determinazione di elementi a concentrazione bassissime, a livello di parti per miliardi, di parti per triliardi. E questo strumento si rese assolutamente indispensabile quando cominciò l'era delle analisi dell'interesse per ricerche ambientali, per vedere la distribuzione di elementi tossici nell'ambiente. L'acquisizione di questa apparecchiatura è interessante. Quella che si vede è un prototipo, è il primo modello di questa apparecchiatura venduta in Italia. Per ricomprare tale apparecchiatura, i componenti del Dipartimento si tassarono sulla base dei propri fondi di ricerca disponibili. Arrivavamo a una somma di 85 milioni di lire nel 1989 e con questo comprammo questa apparecchiatura che servì per vari anni per effettuare studi sulla distribuzione di elementi tossici nell'ambiente e nelle acque e persino anche in fluidi biologici come urine, come salive, no? Purtroppo, come succede a tutte le apparecchiature super sofisticate, il tempo di utilizzo di tali apparecchiature è molto limitato. Dopo 10-12 anni la ditta fornitrice non garantisce più la manutenzione, per cui furono abbandonate. Io ricordo che questa apparecchiatura, 85 milioni di lire, equivaleva al prezzo di una Ferrari di quel tempo.